Gli chef italiani hanno un termine per gli spaghetti cotti alla perfezione. Al dente, che significa non troppo duri e non troppo molli. Stasera la pasta di chef Pischetti non era al dente, era una colla. L'ho sentito, è lui! È tornato a casa! Ho l'impressione che qualcosa preoccupi lo chef Pischetti. Si tratta di polpetta. Non riesco a concentrarmi sulla mia cucina perché il mio dorato gattino se n'è andato e mi ha abbandonato, capite? Netti, la fisarmonica. Eccoci, risiamo. Niente più momenti felici vedendolo giocare col cappello di pesto. Ora Polpetta resta soltanto per la colazione. E poi, puff, scompare fino a tarda sera. Perché? Insomma, cosa ho fatto una volta passata tutto il santissimo giorno a giocare nel veicolo? Oh, guardate, qui è su un vecchio teleprotettivo per pittori che qualcuno aveva gettato. Dal modo in cui lo graffiava, credo che ne avesse paura. Oh, le vecchie scatole di cartone! Se le ritrova sempre fra le zampe! Oh, quei vecchi tappetini! Gli piacevano tantissimo, soltanto che si sporcava sempre il pelo. Oh, eccolo lì che aspetta davanti alla vecchia porta di legno! Oh, la graffiava! Voleva entrare e uscire, così ne ho comprata una nuova. Con una cattaiola. Beh, questa non può rovinarla. È di metallo. E ho anche tolto l'immondizia dal veicolo in modo da renderglielo più pulito. Se volevi tenere il tuo gatto a casa, forse servivano cose da grattare come quelle che andava a cercare. Se Giorgio avesse trovato un modo perché Polpetta andasse in giro in casa? Nello scantinato dello chef Pischetti ammucchiò i pezzi di tappeto come i sacchi di riso. Trasformò la cassa in un albero. Collocò il telo in alto. E le scatole diventarono un tabellone per menù. Solo che invece del burrito c'era il ragù. Poi venne la parte più difficile: aspettare. Ah, tu credi che questo terrà il mio Polpetta a casa, George? Polpetta, vieni, ho una bella sorpresa per te. Oh, non vuole venire, non c'è più speranza. Oh, il mio adorato gattino, eccolo qui. Gli piace per davvero. Presto, Netti! Prendi la fisarmonica! Ora che Polpetta si faceva le unghie a casa, presto ci sarebbe stata pasta al dente per tutti.